Eccoci qua amici da Frank Bianconero, buonasera a tutti e intanto vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanella, perché no se vi va, abbonarsi al canale. Detto questo, oggi Luca Momblano su Juventus, dagli amici di Juventus che salutiamo, alle 23 sarò lì al bar di Mister Gatta. E detto questo, ha lanciato, diciamo, una bomba, si è sbilanciato, diciamo così, come spesso fa, e come tutti, no? Fa benissimo Luca, perché ha delle fonti assolutamente giuste, però poi le cose possono andare a buon fine come non possono andare a buon fine, e ha detto che Cup Miners, la Juve vorrebbe provarlo a fare subito, semplicemente con un prestito, poi con obbligo di riscatto a, non lo so la cifra, può essere 35, 40, 45, non so, è un problema della Juve, ovviamente dell'Atalanta. L'Atalanta non avrebbe detto di no, anzi, vorrebbe si facesse, se la Juve è intenzionata davvero di fare questo colpo, in fretta, perché poi deve prendere il sostituto, l'Atalanta, che magari ha già individuato, per come lavora l'Atalanta, per come ragiona la società Atalanta, magari già ce l'hanno sotto, sapendo che può essere dall'anno scorso subito un nuovo mercato, Cup Miners, no? Allora, c'è un binomio, Cup Miners o Samardžić, sì o no? Secondo me c'è un livello ancora adesso di differenza, che è quello di Cup Miners. Cup Miners, giocatore, si può dire, abbastanza totale, perché sa fare il play davanti alla difesa, ha fatto la mezzala, ha fatto un mezzo esterno, ha fatto a volte il finto 9, a volte ha fatto la seconda punta, è un giocatore che dà sempre l'anima, poi è un giocatore freddo. Faccio un esempio, rispetto ai giocatori come possono essere i serbi, no? Magari dell'est, un po' più morali, questi sono giocatori freddi. Freddi significa che li si fanno scivolare tutto addosso, però è un giocatore che ha una qualità enorme, è calcisticamente molto intelligente, tocca un sacco di palloni, calcia di destra e di sinistro, calci piazzati, e i calci piazzati sappiamo, per quanto riguarda la Juve tanto, soprattutto quest'anno, però i calci piazzati è un'ottima cosa. Basta vedere Çalhanoğlu, faccio un esempio, togliamo i rigori, però quando calcia un angolo o punizioni tagliati verso l'area sono sempre pericoli, come c'è stato il cross di Kostic, come il calcio d'angolo di Nicolussi Caviglia a Monza, noi con quella fisicità va a chiudere. A volte le partite si sbloccano così e poi diventano interessanti nel loro svolgimento. Però io, se dovessi scegliere tra i due, sapete, non avrei mai nessun dubbio di andare dal centrocampista olandese dell'Atalanta. Samardžić, sapete anche qua, io ho sempre detto che io comprerei, avessi la possibilità, ma quelle sono opinioni mie, idee mie, ma ovviamente senza saperne, prenderei più Sudakov dello Shakhtar anziché Samardžić, perché Samardžić parte da un presupposto che non gli puoi dire nulla dal punto di vista qualitativo. Non sappiamo caratterialmente, no, le vicissitudini anche per quanto riguarda la storia del mercato tra Inter, Napoli, procuratori, era la pimenta, c'erano altri intermediari, ora vuole solo il padre, non si riesce mai a arrivare a come si dice, all'arrivo di queste trattative. Il padre, che secondo me chiede un bel po' di soldi a livello di commissioni, alla firma, tutte queste cose qua. Perciò già di là ti viene qualche dubbio. Se andiamo sul giocatore, il giocatore cos'è? Secondo me è un ottimo trequartista. Può fare la mezzala sinistra, se in caso non dovrebbe rinnovare la Biu? Magari, ma la mezzala, a prescindere dall'allenatore, la mezzala fa 4-5 ruoli in una partita. Cioè deve essere uno che corre 95 minuti di qualità e deve fare la fase difensiva, si deve proporre, deve appoggiarsi agli attaccanti, a volte deve fare la sovrapposizione all'esterno sinistro. Perciò sono tante cose, non so se potrà fare, ovviamente non è compito mio perché non sono sfortunatamente alla Juve, però secondo me non lo può fare per le caratteristiche che ha. Poi veniamo, e non parlo di costi, perché può costare 10 o 50, come dico sempre, non è un problema mio. Se la società Giuntoli, il suo staff, i suoi collaboratori, Manna, Allegri in questo momento, o altri allenatori, se dovessero cambiarlo, possono decidere come gli pare. Però è un giocatore che non trova continuità alla titolarità nell'Udinese. Questa cosa qua mi preoccupa, perché né con Sottil e né tanto meno con Cioffi, che ha fatto un paio di partite da titolari, di cui una bellissima partita col Milan. Col Milan, per esempio, ha fatto delle giocate intelligenti, non ha rubato l'occhio Samardžić,
ma è stato un giocatore interessante nella manovra dell'Udinese, il tipo di gioco dell'Udinese. E allora dico io, se io ho Yıldız, non dico che copro la stessa zolla di campo, però posso crescere, no? Poi magari mi arriva su lei e faccio un 4-3-3, non sappiamo cosa succederà l'anno prossimo. Felipe Anderson a zero, vedremo un po' cosa succede. E allora dico io, Coop Miners. Coop Miners gli puoi chiedere di fare il centrocampo a 2, il centrocampo a 3, il centrocampo a rombo, può fare il trequartista alla Vidal, no? Un po' un centrocampista anomalo. Dal punto di vista è molto simile secondo me, a volte noi diciamo McKennie, ma è molto simile a Vidal, semplicemente perché Coop Miners accompagna l'azione, tira dalla distanza, segue gli avversari, va a scivolone, lotta, non si tira mai indietro, poi c'è un giocatore veramente, veramente interessante. Poi a che livello può arrivare? Ovviamente te ne accorgi, scusate troppe volte ovviamente stasera, non so perché mi esce ovviamente. Si deve, ecco lo sto dicendo di nuovo, confrontare con una realtà magari più alta che quella dell'anno prossimo della Juve, magari la Champions, magari una squadra ancora più competitiva dove non dico di vincerla ma di potertela giocare. Perciò un giocatore che secondo me può aiutare di molto la squadra. Certo, dovesse arrivare a gennaio, ragazzi, poi io che sto ancora nascondendomi, c'è poco da nascondersi, perché là vai ad aggiungere qualità e gol, qualità e gol, è un carattere, una personalità non indifferente. Queste sono le parole di Luca. Ditemi voi cosa ne pensate, Samardžić o Coop Miners? Io tutta la vita Coop Miners. Samardžić poi, se è vero, i costi sono 20 più bonus, da arrivare a 25 lo puoi prendere sempre quando vuoi, perché con l'Udinese c'è un buon rapporto, i soldi della Juve è sicuro che li prendi, perciò lo puoi prendere se vuoi migliorare ancora di più il centrocampo per fare un numero di centrocampisti congruo. Ricordiamo l'anno prossimo che ci sono 4 partite in più per la nuova Champions, perciò la rosa deve essere ben composta, mix giovani un po' più esperti, integri, forti fisicamente, qualitativamente nemmeno a parlarne, dovrebbe essere la normalità. Perciò non è bello pensare semplicemente questo, noi ora ci caliamo nella situazione che la Juve deve tagliare molti ingaggi, costi e tutto quello che sappiamo, no? Se ci avete seguito anche con Glauco, Antonio Corsa l'altro ieri su J Magazine, che invito sempre a seguire anche. Dobbiamo entrare in quest'ottica, perciò se loro sono convinti che Coop Miners è quello che eleva il centrocampo di tanto, è giusto Coop Miners. Se loro poi il loro progetto è sempre quello allora di andare sui giovani, che io non lo farei mai, solo giovani, ma è un pensiero mio, e allora andrei su Samardžić, che deve crescere tatticamente, mentalmente, di personalità, perché ogni tanto sparisce, come spesso succede, i giocatori di quella parte da dove arrivano sono spesso umorali. Allora ci servono persone ferme, ferree, che ci possano aiutare a raggiungere i nostri obiettivi. Perciò spero vivamente che Luca abbia totalmente ragione su quello che ha detto oggi su Coop Miners. Dovesse arrivare a gennaio, è un acquisto top, sarebbe il colpo del mercato della Serie A anche quest'anno, perché tanto se non si muove la Juve. Buonasera a tutti, forza Juve sempre.